sono molto abbondanti, ovviamente nelle zone in cui si coltiva il riso sono molto abbondanti le produzioni di questo riso carbonizzato. Addirittura lo bruciano, lo carbonizzano per la produzione di energia per gli stabilimenti che producono il riso. E nella Repubblica Dominicana, il substrato raccomandato è 80% di lolla di riso carbonizzata e 30% di ghiaia. Questo è stato anche consigliato. Di solito viene raccolto in questa zona e viene usata nelle risaie per coltivare peperoni e pomodori. Another possibility Un'altra here possibilità is qui Posidonia è Oceanica. di utilizzare la Poseidonia oceanica. Però But I have heard today ho that there are many sentito oggi problems che ci sono molti with it. problemi There are legal limits as to perché how ci sono much you can delle use. restrizioni There's legali sul problems with suo sand in it, utilizzo, soprattutto problemi che etc. riguardano la So sabbia e così I don't know via, if it could quindi be non used as a so component of a effettivamente se soilless possa essere medium. utilizzato per un substrato senza Next, suolo. please. With any growth medium, Con tutti i you have to look at the substrati availability dovete of it, considerare la very importantly, the disponibilità, economics of ma it, anche, diciamo, the properties of it, l'aspetto economico, and le sue really physical proprietà, ed è properties, I molto think, are more importante important than chemical considerare properties. le proprietà fisiche, più So, importanti anche rispetto a quelle all of this is chimiche. needed Quindi tutto to questo è determine whether or not necessario the growth medium per is going to be good. capire se il vostro substrato è quello giusto. So I want to go through how I Vorrei determine physical properties. analizzare proprio Going to le determine caratteristiche bulk fisiche dei density substrati senza so that suolo, quindi la porosity, densità containment apparente, la capacity porosità and air totale, la velocity. capacità I'll go through this very quickly. di trattenere l'acqua del contenitore e la porosità dell'aria. Next slide. Bulk density La is of course densità weight over apparente è volume. molto importante, peso fratto But volume, with ma soilless medium, con i how you compress substrati is senza very suolo important. è molto importante il modo in cui Because if it's light and comprimete fluffy, il it's going to substrato, have a low perché bulk se density. non è If ben you press it, compresso non va bene, it's mentre going invece to se have a lo high bulk comprimete density. troppo ci sarà una As you lower it, the bulk eccessiva density actually densità e increases. quindi più lo abbassate, più la densità So you always have apparente to aumenta. Quindi define dovete how capire you bene prepare the come growth medium. preparate il Some people will say substrato. Alcuni you drop potrebbero it over a dire certain che distance so many times. lo potete, diciamo, comprimere più volte, Next. macchinalmente. And my method is very Il mio simple and metodo è very molto cheap. semplice, è molto I use economico. Io PVC utilizzo tubing. un sistema di tubo PVC Of course the volume, this is perché, filled with ecco, questo the growth è medium. riempito con il mezzo, con il I have substrato, netting, e ho poi plastic netting on the bottom, un tappetino and sul also on the fondo top. This is e the bottom anche, joined plastic attenzione, guardate, quello è il netting. fondo, vi sto mostrando il And fondo. you basically E fill this fondamentalmente lo tube. riempite, riempite il The tubo, volume is il pi r squared volume è times pi the height. greco And you r weigh al it, quadrato e poi subtract the weight of the aspettate, lo tube, and there's the bulk pesate density. e poi vedete, vedete un po' se va bene. Next, to get the total Per porosity, ottenere la porosità you totale, basically saturate this with sostanzialmente water, saturiamo il so the tutto di water acqua, fills quindi all of the pore l'acqua spaces. riempie tutto lo Now spazio dei sometimes pori. there can Qualche be volta può essere entrapped air, intrappolata, so c'è you have to be dell'aria careful to intrappolata, remove dovete all the fare air molta by attenzione banging quando it or muovete, whatever. potete smuoverlo un po'. So, next slide, please. The depth that you La choose is very profondità important. che voi scegliete è molto importante.
Quando fate queste misurazioni fisiche, deve essere la stessa densità nella produzione, quindi la colonna deve essere alla stessa altezza del mezzo quando è posto nel container. Farò una piccola dimostrazione adesso. You might laugh. Potresti anche ridere davanti a questa cosa, però è molto utile per me. Guardate, questa è una spugna satura. Un attimo, just a minute, let's turn on the light. Questa è una spugna, vedete, una spugna che è satura d'acqua. Potete vedere che c'è un drenaggio. Quando il drenaggio viene interrotto, il contenuto d'acqua è la capacità di contenere l'acqua del container. Questo può essere utilizzato per qualsiasi substrato. E adesso invece, se lo curviamo, guardate che succede. Ecco ancora un drenaggio maggiore. E quando questo è interrotto, adesso abbiamo la capacità del container aggiunta. Ci vuole un po' perché finisca. Ma poi, se avete invece un contenitore più alto, guardate, ancora di più ne può scendere. Se avete un substrato dato e cambiate l'altezza del contenitore, la capacità del container varierà e anche l'aerazione varierà, anche se avete lo stesso substrato. Noi siamo proprio così, come la spugna. Noi tendiamo ad essere molto bagnati quando saturi, forse troppo. Ma invece se usiamo la subirrigazione, ci dovrebbe essere una umidità, una concentrazione di umidità presa poco costante, mentre invece se utilizziamo una irrigazione dall'alto, facciamo così, guardiate, prende l'acqua, poi c'è l'evaporazione e poi di nuovo troppo bagnato, secco, troppo bagnato. Invece con la subirrigazione c'è una uniformità. Molti dimenticano. Io non vi sto dicendo quale deve essere. Ecco, molte persone dimenticano l'importanza della profondità. Next slide, please. Bulk density. A densità apparente, vi do semplicemente un esempio: le lolle carbonizzate e le lolle fresche, la fibra di cocco e poi il mix di entrambi. Qui la percentuale in volume delle lolle carbonizzate con una fibra di cocco maggiore oppure con quella fresca. 50% il 50% di fresco è non carbonizzato, questo è il 50%, no scusate, mi sto sbagliando, questo è il 100% di lolle carbonizzate, no, questo è il 100% di fibra di cocco, e mentre andiamo avanti avremo un 100% nessuna fibra di cocco e nessuna lolla fresca. Io vorrei invitarvi a guardare proprio l'orientamento. Non, con l'aumentare delle lolle carbonizzate aumenta anche la densità apparente ed infatti quella delle lolle carbonizzate è la più alta. Non è che sia proprio così importante, ma è semplicemente per una gestione migliore. La porosità totale, che cosa facciamo? Prendiamo un substrato, lo saturiamo di acqua, ci può volere un po', potete rimuovere l'aria intrappolata e poi dovete ridurre qualsiasi
elemento superficiale, e io a volte metto una rete sopra perché alcuni componenti molto leggeri tendono a galleggiare e questo costituisce un problema. Talvolta uso un tensioattivo. Molto semplicemente, quindi il volume dell'acqua, peso, che equivale al volume totale della porosità. È molto semplice. Questo è quando rimuovo l'acqua in eccesso dalla parte superiore. E qui abbiamo la stessa cosa con l'aumento del volume delle lolle carbonizzate rispetto alle lolle fresche. Non è che sia molto eccitante. Infatti lo spazio poroso totale è il, diciamo, non è proprio importante, è la misurazione successiva che diventa importante. E questa invece è proprio quella in oggetto, quella importante. Questo è il substrato saturato e quindi dovete puntellare il fondo. Io ho utilizzato una matita perché così era facile. Semplicemente lasciate che avvenga il drenaggio e quindi l'acqua viene fuori, si chiama acqua gravitazionale. E poi l'acqua che è trattenuta è chiamata capacità del container. Quell'acqua viene trattenuta nei micropori. Quindi l'acqua trattenuta. Potete pesare quello o questo, cioè l'acqua drenata meno il peso secco, e quindi avrete la percentuale di acqua che corrisponde alla capacità del container. Quindi qui ho dei campioni con il drenaggio. Alcune persone dicono che bisognerebbe pesare ogni 24 ore, ma io invece penso che quando il drenaggio finisce è sufficiente. Quindi la capacità del contenitore o la ritenzione di acqua corrisponde proprio alle lolle carbonizzate rispetto appunto a quelle fresche. Vedete, c'è un trend verso l'alto, significa che le lolle carbonizzate trattengono più acqua, sempre più. Quindi, oltre questo punto, arriviamo a un punto eccessivamente bagnato, quindi non ci sarebbero non c'è aereazione nel substrato. Quindi la cosa migliore sarebbe nel mezzo, 50% di fibra di cocco, 50% di lolla fresca, unita al 50% di carbonizzato. Quindi la capacità ottimale della ritenzione idrica del contenitore sarebbe del 70%. Sì, il punto è proprio questo, che è molto empirico, cioè se la pianta cresce bene, quindi questa è la cosa più importante. E questi mostrano semplicemente il trend. Questa è la cosa importante. Ma se sapete che qui è troppo secco, allora aggiungete più lolle carbonizzate. E la porosità dell'aria è la differenza tra l'acqua saturata, cioè tra il peso saturo e il peso secco. E quindi la porosità è l'equivalente all'acqua che drena dal substrato la capacità del contenitore. Questi calcoli io sono troppo vecchio per farli con Excel, ma si ottengono calcoli molto velocemente usando il sistema Excel. E qui vi mostra la porosità dell'aria, quindi ancora una volta hanno una reazione molto bassa le lolle carbonizzate e invece quelle fresche sono molto molto secche, cioè drenano troppo. Io vorrei semplicemente paragonare
la capacità di campo con il substrato del contenitore. La capacità di campo è quando il campo smette il drenaggio, quindi di solito è meno 0,033 MPa, quindi è un valore importante. E invece il punto di appassimento è meno 1,5 MPa. Si usano anche kilopascal come unità di misura. Se paragonate queste proprietà fisiche nel campo e nel contenitore, sono numeri che ho creato un po' fuori dalla mia testa, ma potete osservare che nei contenitori hanno una densità apparente minore, hanno una porosità maggiore e hanno una capacità idrica maggiore, ma attenzione, a meno 0,001 megapascal, e invece il limite più basso di disponibilità dell'acqua va al 30%, ma attenzione, lì a meno 0,4. La differenza tra la capacità del contenitore e il punto di appassimento è l'acqua disponibile. Dovremmo andare oltre al 50% dell'acqua disponibile. Quindi il sistema di irrigazione per i microortaggi svolge un ruolo cruciale e, come abbiamo detto, usare una sub-irrigazione e quindi avere una capacità costante è molto importante. Ma dovete anche preoccuparvi della areazione. La risposta alla crescita è empirica, dovete cioè trovare, cercare, sperimentare diverse combinazioni e vedere qual è che fornisce la crescita migliore, e poi osservare le capacità, le proprietà fisiche e altri parametri di questo genere. E poi anche la chimica del suolo è importante per la sperimentazione. Uno dei problemi è che ci sono pochi laboratori che realmente sono pronti e sono esperti per testare i micro ortaggi in substrati senza suolo. E nella mia università noi esprimiamo la concentrazione di solito in 300 mg per chilogrammo del suolo, che è sempre parte per milione, 1000 mg per appunto il chilogrammo. Noi dobbiamo convertire questo in volume, perché noi stiamo crescendo sulla base del volume del substrato e non del peso. Quindi noi dobbiamo prendere i valori del test, moltiplicarli per la densità apparente, e quindi abbiamo 300 mg o milligrammi in genere per il litro. Quindi noi alla fine abbiamo peso su peso per peso sul volume, e questi poi li cancelliamo, e quindi poi alla fine abbiamo peso fratto volume. Dovete fornire veramente, dovete sapere la densità apparente voi stessi proprio, e anche la densità apparente o il volume. Che cosa analizza in questo caso? Il materiale o l'acqua, l'estratta? A causa dei costi, io misuro il materiale direttamente, cioè proprio la lolla carbonizzata, la lolla fresca. Io ritengo che se mischio 50 e 50 il valore sarà quello di mezzo, perché altrimenti sarebbe molto costoso, perché ogni test costa almeno $10 e quindi non me lo posso permettere. Per esempio,
Il fosforo nella analisi del fosforo, e abbiamo fatto il metodo di Malic 3, e questo è il valore che ho ottenuto, l'ho moltiplicato con la densità apparente, e quindi abbiamo i milligrammi per chilogrammi, milligrammi per litro. Potrebbe essere anche per metro cubo, per litro penso che sia quello più utilizzato. Anche questo è la formula finale, poi cancellando. E questo è un altro esempio di sempre lolle carbonizzate, quelle fresche, fibra di cocco. Di solito abbiamo tre campioni e poi otteniamo la media standard. Il pH nell'acqua, la conduttività elettrica, l'intensità per metro, e può essere anche, come ho detto prima, come espressa in centimetri. Sfortunatamente in alcune società hanno i metri con altre unità di misura, invece dovremmo stare tutti sulle stesse unità di misura. Le materie organiche, e naturalmente con le lolle fresche molto elevata, l'azoto totale, e poi tutte le altre sostanze. Potete vedere i vari rapporti e le varie risposte, e quindi osservando le varie risposte voi potete scegliere uno dei vari fattori chimici elencati nella tabella. E anche qui gli oligominerali, gli oligoelementi, e anche la capacità di scambio dei cationi. Anche qui un'altra unità di misura che viene utilizzata, anche se io preferisco proprio questa. È una misurazione di quanti nutrienti possono essere trattenuti nel substrato attraverso questo scambio. Non vengono mai misurati lo scambio di capacità degli ioni, perché la carica negativa predominante può essere un problema, perché significa che gli ioni tendono a produrre questa liscivazione. Anche qui l'unità di misura moltiplicato per la densità apparente. Con le lolle carbonizzate è un materiale molto interessante, perché l'80% di silicone e accumulano il silicone, 20% silicone nelle fresche, invece quando sono carbonizzate arriva 80%. Potrebbe essere una fonte di silicone che è utilizzata in molti prodotti. Ma queste sono le lolle carbonizzate della Repubblica Dominicana. Quello che fate è che avete una serie di setacci, il più grande in alto. Sì, quello più alto alla fine e quello più piccolo sotto, e poi si muovono, si agitano, e quindi nel tempo che succede? Avete una misurazione del peso delle varie misurazioni dei grani, e quindi questa tabella vi illustra a 0,053 micron, sono tutti micropori. Ma non vi dice esattamente nella distribuzione rispetto al peso. La maggior parte dei pori sta in questa fascia,
in quella mediana. Ma noi abbiamo scoperto, io ho scoperto che le lolle carbonizzate della Repubblica Dominicana e in un altro paese, e abbiamo notato che ci sono delle varianti, perché queste distribuzioni cambiano nei due paesi e io non posso importare dalla Repubblica Dominicana perché è illegale. Quindi non chiedetemi come ho ottenuto questi campioni, ma posso avere comunque dei risultati. Quello che è venuto fuori è che l'intensità di carbonizzazione, il tasso di raffreddamento e la molatura possono influenzare la dimensione della lolla e quindi anche le proprietà fisiche. E quindi nella Repubblica Dominicana io devo utilizzare le lolle della Repubblica Dominicana, però non posso poi entrarne in possesso. Gli spagnoli hanno raccomandato ai dominicani che utilizzano le lolle carbonizzate con il 30% di ghiaia. Io penso che potete vedere da questa immagine che si tratta di un approccio assolutamente privo di senso. Cioè dicono che la ghiaia migliorerebbe la aereazione, ma se invece prendete un campione dalla serra e trovate, ecco, delle ghiaie che sono sparse un po' qui e là nel substrato, e semplicemente cosa fanno? Spostano le lolle carbonizzate, perché una è roccia solida e quindi riduce anche lo spazio dei pori totali e riduce il volume del substrato, non influenza la proporzione dei micropori e dei macropori. A meno che non provvedete alla sanitarizzazione, potete introdurre degli agenti patogeni, e questa ghiaia inoltre è anche più costosa. Quindi veramente gli spagnoli, erano loro che vendevano la ghiaia? No, loro hanno fatto questa raccomandazione, ma bisogna, devo stare attento a quello che dico, ma il loro suggerimento assolutamente non era corretto, mi sembra totalmente privo di senso. Quello che dovete fare invece è fare in modo che, ecco, si chiama una soglia di proporzione, cioè la ghiaia è tutta sparsa intorno e si tocca, e quando si toccano i ghiaietti si creano delle aree per i macropori. E quindi abbiamo l'area dei macropori, ma avete anche degli spazi, ecco, degli spazi vuoti, ma soltanto lì avrete una maggiore reazione, ma con dei costi molto elevati. E quindi è assolutamente sciocco quello che dicono. Sono delle cose che dovete considerare nel substrato o quando si produce il substrato. Se ci sono piccole particelle, grosse particelle, le si mette insieme, le piccole particelle andranno a finire tra quelle grandi e quindi ridurranno lo spazio di porosità totale e di areazione. Shall I read? Yes, why did you read it, please? Okay. Alcuni punti: con i substrati senza suolo la performance della pianta è empirica. Bisogna sicuramente sperimentare un'ampia varietà di percentuali dei componenti. Per ciascun componente la distribuzione della dimensione della particella è importante rispetto alle proprietà fisiche, cioè aria e acqua. Per esempio, la fibra di cocco è fortemente variabile a seconda del fornitore. Con tutte le componenti
Inoltre la molatura oppure il fatto di passarli al setaccio può influenzare le loro proprietà. Le particelle che hanno una dimensione simile rispetto, ecco, le particelle, bisogna considerare le particelle che hanno una dimensione simile rispetto a un range nella dimensione delle particelle stesse. Le proporzioni di aria e di acqua dipendono non soltanto dalle proprietà fisiche dei substrati, ma anche dalla profondità del substrato, dal regime di irrigazione e dalla quantità rispetto alla frequenza. Next slide, please. Okay, I'm just going to talk about the two systems. E adesso vi parlerò dei due sistemi. Solid substrate, cioè del substrato solido e delle colture idroponiche. So here's, quindi in questo caso abbiamo colture in substrato solido e qui invece colture idroponiche. Carlo just showed me a picture of hydroponics grown in aeroponics. Anche in aeroponiche, e questa è una cosa importante, interessante. So quindi abbiamo parlato, adesso parliamo delle colture idroponiche. Al momento queste non sarebbero bio perché usiamo dei concimi sintetici. Questo è conosciuto come tecnica NFT, cioè con pellicola costituita da sostanze nutritive. Sì. Allora, le colture idroponiche, questa è la produzione delle piante in una soluzione nutritiva. Il metodo più comune viene chiamato Nutrient Film Technique, NFT. Di solito la soluzione nutritiva viene pompata dall'alto verso il basso di una canaletta. La soluzione nutritiva bagna un tessuto sul quale le piante vengono poste a crescere. Al termine, diciamo verso il basso, nella zona finale, nella zona bassa, la soluzione viene raccolta e poi ripompata per risalire nella parte superiore della struttura. La soluzione deve essere comunque cambiata o modificata periodicamente. Thank you. This is a picture of, questa è un'immagine proveniente da un libro di colture idroponiche. Questo è uno dei primi sistemi idroponici e ci sono diversi serbatoi. Questo è molto automatizzato. E gli serbatoi contengono soluzioni nutritive che vengono poi drenate in un serbatoio e poi c'è una pompa che li mescola e poi raggiunge la parte superiore della canaletta, lo attraversa tutto, poi c'è il drenaggio e poi ritornano al serbatoio, quindi si tratta di un sistema a circuito chiuso. Next slide. Now these are fairly recent statistics. Queste sono delle statistiche abbastanza recenti, ma ci sono 2,50 acri. Quindi se dividete questo per 2,7 ettari in quest'area, in Nord Europa ci sono molte più colture idroponiche rispetto agli Stati Uniti e al Canada. Quando fate colture idroponiche dovete aver cura di tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno della pianta, quindi gli elementi più importanti sono NPK, gli altri tre secondari sono calcio, magnesio e zolfo, e poi ci sono gli oligo elementi, quindi è molto importante considerarli.
Questa è un'immagine di uno dei miei studenti che fa coltura idroponica in una serra e, come ho affermato ieri, questo è ravanello, micro ortaggio, ma non è più micro ortaggio perché sono cresciuti troppo. Però abbiamo 200 parti per un milione di azoto ed è troppo per i micro ortaggi, infatti dovrebbe essere 100 ppm. Yeah. 80, anche 80 ppm. 200 è raccomandato per cose come i pomodori, i peperoni, i cetrioli, ed è troppo per i micro ortaggi. Quindi vedete questa canaletta, vedete sta proprio su un'altra canaletta della serra, nella parte superiore, al top, c'è un filtro. Vado? Da qualche parte nel sistema c'è un filtro. Perché crescono le alghe ed è un problema perché tendono a bloccare il tubo. E se avete un blocco del tubo e non fate attenzione, potete perdere tutte le piante nel giro di poche ore. E poi invece nella parte terminale in fondo abbiamo dei serbatoi, una specie di serbatoio con una pompa sommersa. Sì, la pompa sommersa. E idealmente tutto il sistema lo chiamiamo GFI. Cioè, se c'è un default, viene interrotto. Se c'è un default, una mancanza, perché è molto pericoloso, si può avere un cortocircuito. Ci sono due tipi di filtri, a disco as opposed to the mesh ones. Oppure quello a catena. What do you find? Quale preferisce? Non abbiamo mai usato questo tipo di filtro contro le alghe. Volevo proprio saperlo. The man in Jamaica, il produttore giamaicano ha un grosso problema con le alghe. Pardon? Only with this filter. No, we didn't put, you know, we need to put filters in his system. I forgot. No, abbiamo dimenticato. So noi abbiamo proprio bisogno di mettere filtri. Però col filtro avete eliminato il problema. No, però si riduce che il fatto che il sistema possa andare in blocco. E poi comunque bisogna lavarlo e pulirlo il sistema e candeggiarlo proprio almeno una volta a settimana. È a circuito chiuso. Quanto dura? Una settimana, poi si cambia la soluzione. È discontinuo? È continuo, sì, c'è una pompa continua. E io proprio chiudo il contenitore, lo riempio di acqua. Quindi proprio le sostanze nutritive scendono. Non tengo presente il pH o la conduttività elettrica, scusate, non è molto importante. Però ogni settimana io cambio la soluzione. Però penso che sia una perdita di tempo, ci deve essere un'altra soluzione. Ho letto qualcosa su internet di persone in microortaggi in America e pensano che sia sempre importante controllare il pH. Io sono d'accordo con lei sul fatto che non che sia trascurato il pH 5.5, se va sopra non, se è superiore non è importante, può fluttuare. A 2.1 può arrivare con una soluzione di azoto, ma potrebbe anche diminuire.
mi sembra trascurabile come fattore. Now, the one big expense una invece well, la cosa molto costosa per il sistema idroponico è il tappetino. Italy, you've been experimenting e with so che mats. Avete this sperimentato vari grow, tipi di tappetini ed è molto costoso. It's some kind of textile è una specie di materiale tessile. There's the sure to grow. Sì, oh. Oh, sorry. Sorry. Oh no, this grower has developed questo his own mats. Questo produttore ha sviluppato i suoi tappetini. It's proprietary information, so I do not what it, know e what siccome it's made of. È segreto del produttore, non posso dirvelo. Rolls, long rolls, maybe ha dei long rotoli di 4 metri. And he will cut them poi li taglia. In widths, just sì, alla seconda la lunghezza desiderata. But again, it's going to cost some money. Però costa molto. Next slide. Next. Okay, and then the typical system. Il sistema tipico uses these stock, che these utilizza tanks of stock questi serbatoi di soluzioni pumps e for iniettori, pompe di iniezioni. Next slide. So this one, for instance, has calcium nitrate. Ah, questo è nitrato di calcio, è nitrato di potassio. Various other chemicals. Ci sono altre sostanze chimiche. Just trace elements. Invece qui ci sono solo oligoelementi. In one of these other tanks, and this tank might just be for acid to change the pH. Questi talvolta gli oligoelementi vengono messi negli altri serbatoi e lì invece abbiamo solo una soluzione acida. Qui il calcio lo dovete tenere lontano dal fosfato e dal solfato perché altrimenti precipitano durante la concentrazione. Questa è l'unica ragione per cui ho tre diversi serbatoi. Recentemente ho osservato che una società sta vendendo un unico set, quindi si possono mischiare questi sali insieme nell'acqua ed è facile. No, non è diluita ancora, però almeno non devi avere diversi serbatoi. In qualche maniera si può evitare che questi elementi precipitano. Yeah, could be, or maybe it's chelated. I don't know. You know, see. Next slide, please. Now, there's really two ways you ci can sono make due maniere in cui si può ottenere this una soluzione idroponica. Questa è la maniera in cui lo faccio nella mia ricerca. Io uso due serbatoi di soluzione e io uso l'hydrosol, che è un prodotto che contiene molte sostanze nutritive. Quindi ci sono molti nutrienti all'interno, ma devo aggiungere il sulfato di magnesio. Nell'altro invece ho il nitrato di calcio. Questa è la concentrazione. Tenete presente quella colonna e non l'altra, perché l'altra è in unità di misure britanniche, americane. Noi lo iniettiamo nel sistema da 1 su 100 e quindi vi dà la soluzione da 1 a 100 di azoto. L'altra maniera che è più economica è comprare più sali e mescolarli. Da voi, per esempio, l'idrosol conterrà molto probabilmente 4 o 5 di questi. Però se li comprate separatamente, di solito potete risparmiare. E come ho detto, ci può essere anche un terzo serbatoio che di solito contiene acido fosforico per adeguare il pH. Next slide, please. You read this, please. Ok, volumi uguali di ciascuna soluzione contenuta nel serbatoio vengono iniettati nel tubo che
fornisce 100 ppm di azoto. Le soluzioni finite dovrebbero essere più o meno con un pH di 5,9 e una conduttività elettrica di 2 ds per m. E la soluzione di irrigazione deve essere effettuata tanto spesso quanto è necessaria al fine di assicurare l'umidità delle piante, da 5 a 20 cicli. La conduttività elettrica originaria per la maggior parte delle piante di 2 decilitri per metro, e ho trovato, come avete detto prima, di 80 o di 100, e il numero di cicli dipende dall'evaporazione. Per esempio, potete avere 20 cicli in un giorno di sole o in un giorno di pioggia, potete averne di meno, non so quanti minuti ci impiega. E questi sono i riferimenti dell'Università della Florida. Hanno un sistema che è chiamato è il sistema EDIS. Trovate comunque tutte le pubblicazioni utili per quanto riguarda la conduttività elettrica. Next slide, please. Now, I'm just going to show you the e adesso vi mostrerò January, il sistema che ho realizzato lo scorso gennaio in Giamaica. Invece di iniettare i nutrienti, abbiamo preso questo grande serbatoio che è di 2500 litri e noi abbiamo costruito questo sistema che questo è in salita, è in pendenza. Perché l'elettricità può anche non esserci in Giamaica spesso, quindi abbiamo costruito questo sistema in questa maniera. È un sistema economico da costruire, però in ognuna di queste canalette fatte di metallo galvanizzato. Galvanized something. I'm not, it's some kind of metal. Galvanized iron. Yeah, iron. A galvanized iron. Yeah. And it came in a roll, and they said. Ferro galvanizzato. Sono fatte di ferro galvanizzato. They made these themselves. Li hanno fatti loro queste. And crimped the edges up. Queste canalette 25 centimetri di ampiezza, 2 più o meno 2-3 centimetri di altezza, e poi lì abbiamo dei micro tubi. And then there's a solenoid valve. Poi c'è una valvola solenoide. And then there's two time clocks. La valvola here. Di blocco. Poi abbiamo due timer. One is 24 hour. Uno è su 24 clock, ore. Which really tells you day or night. E che dipende, la notte e il giorno. Durante la notte le piante non traspirano, quindi non c'è bisogno di irrigare. Mentre invece quest'altro a minute timer. È un timer a minuti e c'è un piccolo interruttore che si può muovere, si può scegliere quanti cicli per ora si vogliono fare, e poi si attacca al solenoide e l'acqua va dal serbatoio alle canalette. Questa è la soluzione che ho ottenuto basato sulle raccomandazioni che vigono in Florida e anche su ciò che era disponibile in Giamaica, però funziona. Abbiamo 100 ppm di azoto, nitrato di calcio, in realtà nitrato di ammonio, di calcio, fosfato di potassio, nitrato di potassio, sulfato di magnesio, poi abbiamo Sprint 330, un mix di oligo minerali, oligoelementi, acido fosforico.
Poi io ho mischiato tutto nel serbatoio di 2500 litri, poi ho preso un litro come campione e con un misuratore di pH e una pipetta ho cercato di iniettare l'acido fosforico fino a quando il pH non si è abbassato a 5.5, e quindi da un litro ho dovuto moltiplicare per 2500 litri. Okay, so it's important to know if you just è go molto back importante in particolare per questo produttore giamaicano valutare i costi tank, almeno per il serbatoio. Questi sono i dollari giamaicani. Yeah, Jamaican dollars, Jamaican dollars equals one American dollar. So this 100 dollari giamaicani sono equivalenti a un dollaro, 100 dollari giamaicani uguali a un dollaro americano, quindi è molto costoso. È molto importante valutare i costi, e abbiamo scoperto che utilizzando questo sistema idroponico poteva risparmiare molti soldi, non doveva comprare il substrato, i tappetini. And he has hired somebody simply to monitor the hydroponics and keep e doveva semplicemente monitorare il sistema idroponico e riempire la vasca a bisogno. Okay, next slide, please. So he doesn't need even a pump, I mean. No. Non ha bisogno neanche di una pompa. It's gravity. No. Sì, perché è per gravità. Well, quanto è grande? It's about 10 meters the bottom of the tank is about 10 meters above. 10 metri. 3 meters above, 10 feet 3 metri. Above the tabletop. 3 metri sulla canaletta. How big is the growing area? Each trough is, I think, ogni 15 canaletta meters, è 15 and he's expanded metri. But he's found that he can ampliate. One tank will last him over a week. Però un serbatoio dura più o meno per una settimana. Quindi più o meno riesce a rigare tutta la terra. Però il problema è che poi andava giù nel terreno, quindi non è ecocompatibile. L'altra cosa che abbiamo sperimentato in diversi tappetini, cercando di capire quale sia il migliore, non ne abbiamo ancora trovato uno che sia il migliore. Vedete i diversi tappetini, cercando di capire qual è il migliore. Anche questo è su un asciugamano dell'albergo. Questo è sulla juta, però tessuta, burlap, però è la juta. You see, it holds together quite well. Guardate, più o meno va abbastanza bene. Next. Now, some other possibilities anche I've been altre looking possibilità into. Le quali you ho can buy rolls of burlap guardato off the sono i rotoli di juta o erosion control mats, and I don't know dei if these tappetini will che controllano l'erosione. Have io non so these? Se funzionano, li avete mai usati? It's not the same, but non è lo stesso, ma è simile. This might be I don't know if this will work or not. The idea is just simply stop the seeds rolling. L'importante è fare in modo che i semi non rotolino. Carlo has been trying to e Carlo ha cercato di determinare il contenuto di umidità di questi tappetini. Next. Oh, what's this? I forgot. Oh. Yes, this is comparing, qui c'è una comparazione di torba perlite con l'idroponico. E quando ho fatto una ricerca in letteratura per questo articolo, ho scoperto che c'erano pochissime comparazioni tra queste produzioni in torba perlite rispetto all'idroponico. E invece le differenze sono sorprendenti. Se prendete in considerazione i semi non trattati, guardate, nella barbabietola, guardate, dopo 7 giorni, praticamente doppio con l'idroponico.
And this is the percentage increase, e guardate la percentuale che qui aumenta addirittura dal controllo, ecco, guardate qui. And again, e di nuovo is using germinated, se usate semi pre-germinati in vermicolite, ancora un aumento enorme. So using quindi both hydroponics utilizzando sia l'idroponico che i semi pre-germinati, sostanzialmente from this andate to da this, questo valore a quest'altro, which is a 300% che è un aumento del 300%. Is the way to go, e quindi forse ci dice qual è la direzione da seguire: semi pre-germinati. Ricordate che nella vermicolita c'è il 30% di acqua. Okay, very quickly. Is organic production molto velocemente, la produzione biologica di microortaggi è possibile utilizzando le colture idroponiche? I think so. Io penso di sì. This is a recent study. Questo è uno Japan. Studio recente proveniente dal Giappone. Now just a bit of background, I think giusto you all un po' know di this, background, penso che lo sappiate tutti, però il fertilizzante biologico è stato proprio intrappolato. So you have to have e dovete capire invece se c'è una mineralizzazione microbica. And then the nitrogen, which is in e the organic l'azoto che si trova nei composti organici form, di solito amine, si forma, è presente nei composti dell'ammonio, e poi ci sono due batteri che rompono first to nitride, l'ammonio e poi il nitrati to nitrate, and this is called nitrification. I nitriti, quindi si chiama nitrificazione, lo sappiamo tutti. But the problem is, ma if you use organic fertilizer, it'll stay like that. You will have nutrient deficient plants. Cioè, ci sarà una pianta priva di nutrienti, senza l'uso dell'inoculum. Quindi questi giapponesi hanno cercato di utilizzare degli inoculi diversi, come un compost di corteccia, oppure di suolo di campo, e potete vedere che se non avete l'inoculo, questo azoto che è solubile, se non usate nessun inoculo non avete il rilascio di azoto, ma invece se usate l'inoculum allora c'è un rilascio di azoto. Ci mette 5 giorni, e nel caso del ravanello è una percentuale considerevole della produzione. Quindi giusto aggiungere un po' di suolo alla coltura idroponica è necessario l'inoculo per il rilascio di azoto, e noi dovremmo provare a cercare questa cosa, perché con le produzioni bio i prezzi aumentano, e questo è senza l'inoculum, e questo invece con l'inoculum. Quindi vorrei veramente provare a fare questa cosa. Now, oh, okay, this, let's see, what is this? I've forgotten. Che cosa? The amount of bark inoculum, la quantità di inoculo della corteccia necessaria per produrre ammonio o nitrato da un concime biologico. Allora, a sinistra abbiamo i concimi inorganici, a destra i concimi organici, cioè biologici, la presenza della prima forma dei filamenti delle radici e del biofilm. Quando invece si aggiunge il concime biologico, significa che si aumenta l'apporto nutritivo e quindi abbiamo dei buoni risultati sulla superficie. Però potete vedere, la linea nera è the open shapes
are ammonium nitrogen. Allora, la parte aperta, quella la, and è, the closed è l'ammonio, solid shapes are nitrate invece quella nitrogen, piccola è and we il really nitrato want nitrate è nitrogen. L'azoto. So, for instance, with, per esempio, quindi, with 0.5 grams con or 5 no inoculum, there is di no nessun nitrate inoculo, released. Non abbiamo no nessun rilascio production. Di azoto, nessuna the produzione di azoto. Is actually behind e infatti, these. Ecco, il circo sta dietro, là, ma invece quando inoculum, andate a 5 grammi di inoculo, ecco che avete big release of nitrates una forte and a drop rilascio in di nitrati. E poi cade nell'ammonio. So that means that quindi questo significa che se non avete inoculum, abbastanza inoculo, allora il processo di nitrificazione si interrompe al nitrito o all'ammonio e non viene completato in nitrificazione. Un'ultima cosa. It has been shown, è stato dimostrato e se guardate a questo articolo sull'uso di terpeni che controllano completamente il pitium e anche la peronospora. The membranes in the microbes, ha qualcosa a che fare delle membrane so nei microbi che diventano più deboli e quindi poi finiscono per morire. Molti surfettanti o tensioattivi provengono yucca, per esempio dalla pianta di yucca. Yucca, where's this? I should have the scientific name of it here and I don't. Dovrei avere il nome scientifico. It's yucca. Yucca. Genus. Yucca. Genus. Yucca. But I forget. I don't know. I've forgotten the species name. I should have had the species il nome name della here. Specie. But this zonyx. Questo zonyx is made from è fatto this plant. Da questa pianta. And it is. It gives you 100% e vi dà il 100% di abbattimento del pitium. Quindi anche in concentrazioni basse e per molti anni è stato utilizzato, but this company ma questa went through all the trouble to get it labeled as a pesticide because before it takes millions of dollars to register a pesticide perché ci vogliono moltissimi soldi, milioni di dollari per fare per etichettare, per avere il brevetto di un pesticida, quindi in realtà viene etichettato come pesticida anche se è un tensioattivo, cioè un surfettante. Pseudomonas. Oh, Pseudomonas. Did you see it on there? L'ha trovato? Well, no, I mean it's a surfactant. Yes. È un surfettante. Oh, it's effective against Rhamnolipid. Rhamnolipid, that's it. But the l'organismo della fonte è la pseudomonia oleaginosa. No? Oh, this one is from Pseudomonas? No, Zonyx. Lo Zonyx. Oh, it's from Pseudomonas? Lo Zonyx. Oh, I'm sorry, I made a mistake. No, forse mi sono sbagliato. From yucca. Quello, allora è il contrario, uno dallo yucca e l'altro anyway, dallo works. Comunque, funzionano, funzionano, sono tensioattivi, funzionano. Can you look up Zonyx? Può dare un'occhiata allo Zonyx? So, organic production quindi might be la produzione biologica potrebbe essere possibile anche in colture idroponiche. I don't know. Non lo so, però. Next slide, I think that might be it. Oh, very quickly. From yucca, the other one. The other one's from yucca. Allora, l'altro okay. È della, proviene dalla yucca. Quindi il yes, riscaldamento dal basso. Rhamnolipid, and I, it's some kind of lipid. But it messes up the membranes within the pathogen. Vabbè, va a scindere la membrana dell'agente patogeno, ha questa capacità. So I think
Just very quickly, next slide. Ora, molto velocemente, if you want the ultimate microgreen se volete proprio l'ultimo, sistema idroponico, ecco, un sistema di riscaldamento, qui parliamo del riscaldamento dal basso. And what actually happens che cosa succede? Che in realtà aumentate la respirazione radicolare e aumentate l'assunzione dei minerali. And then you have so-called active uptake of water, which isn't really un'assunzione d'acqua tra virgolette attiva, cioè attraverso un rilascio osmotico, e poi aumenta la crescita. Ed infine la diapositiva finale vi mostra l'importanza dell'utilizzo delle lampade LED in un sistema di produzione a multistrati, quindi sistema idroponico qui con l'LED, con la luce LED, idroponico e luce LED. They now have e adesso addirittura abbiamo l'illuminazione LED che in realtà si accorda perfettamente con lo spectrum della fotosintesi, quindi addirittura dal blu e poi fino a 60 nanometri. And so these LED lights tend e poi la luce LED veramente si armonizza perfettamente con questa gamma di colori, mentre invece le lampade fluorescenti non fa la stessa cosa. Tra l'altro bisogna considerare il risparmio di energia. Questa è un'area di ricerca estremamente nuova. Quindi micro ortaggi, colture idroponiche, illuminazione LED. Sì, uno degli elementi più importanti di discussione è stata proprio l'illuminazione LED quest'anno, quindi c'erano anche presenti dei rappresentanti dell'industria. I know that they're saying that you don't want too much blue light, you want non volete red. Molta luce blu, ma soprattutto just they have a high initial cost. C'è un costo iniziale elevato, però poi sono economici da gestire, hanno una vita lunga, e poi c'è anche la luce fredda che può essere più vicina alle piante, perché l'intensità a mano diminuisce se proviene dall'alto, quindi un'illuminazione ideale. Queste lampade possono essere veramente molto vicine alle canalette. Thank you. Yes. Okay, e penso che sia finita. Se ci sono domande. Ok, adesso chiudiamo lo streaming e apriamo la tavola rotonda. Finished? Oh, I think it's been off the whole time, was it? It's okay. It's okay because you're translating. Yeah.